6 maggio 1856 nasce a Freiberg, l'odierna Pribor, in Moravia, Sigmund Freud. Laureatosi in medicina a Vienna, si dedica inizialmente allo studio dell'ipnosi e ai suoi effetti sui pazienti. Nel corso degli anni sviluppa una serie di teorie e concetti che confluiranno nella psicoanalisi. Tra il 1911 e il 1915 espone i principali elementi della terapia psicoanalitica, a partire dalla ripartizione della psiche in es, io e superio. Le sue idee, in particolare quelle relative all'inconscio e alla pulsione sessuale, avranno un impatto rivoluzionario non solo sulla medicina e sulla psichiatria, ma sull'intera cultura del XX secolo. Freud muore a Londra in esilio il 23 settembre 1939.